4 luglio 1957, 4 luglio 2017. 60 anni e non sentirli. L'auto che ha dato il via alla motorizzazione di massa in Italia sembra proprio non sentire il passare del tempo. Ovviamente sto parlando di lei, la 500, che proprio oggi, 4 luglio 2017, compie 60 anni. E per celebrare questo importante compleanno, Fiat ha deciso di realizzare una nuova serie speciale. Eccola qui, si chiama 500 Anniversario e presenta diversi richiami al primo modello. Scopriamoli subito insieme. Oltre alle cromature sul cofano e sulle calotte degli specchietti, qui ci sono altri due richiami al passato. I cerchi da 16 pollici qui sono pieni, in stile vintage, e poi soprattutto c'è il logo, guardatelo. Vi ricorda niente? Ma sì, dai, lo storico logo Fiat! E ora a bordo, perché voglio portare la 500 anniversario in giro per le strade della città che l'ha vista nascere, la bellissima Torino. Mettersi al volante di una 500 è sempre un'emozione, perché questa non è soltanto una macchina, è una vera icona. E poi avanti, ditemi, quante di voi non vedono almeno una dozzina di 500 al giorno girando per le strade italiane? E ovviamente, essendo sul mercato da così tanti anni, è stata sottoposta a tanti, tantissimi test del nostro centro prove, fin dall'inizio della sua storia. La ripercorriamo tutta sul numero di luglio di 4 ruote, ma una cosa è certa. Fin dall'inizio ha superato anche le prove più difficili. Una cosa sì è da dire, all'interno di certo non era come è adesso. Guardate questa plancia. Come vedete è caratterizzata da questo richiamo ai colori della carrozzeria. A proposito, ce ne sono disponibili soltanto due di colori per la versione anniversario. Il verde riviera, che è questo, e l'arancio Sicilia. Due colori che vogliono richiamare la dolce vita degli anni 50. Sulla 500 anniversario è poi disponibile il pacchetto Uconnect Link Plus, che include il quadro strumenti digitale TFT da 7 pollici e la radio Uconnect 7 pollici HD Live. C'è poi la possibilità di utilizzare Apple CarPlay e Android Auto, mentre le mappe TomTom sono disponibili su richiesta. C'è solo un dettaglio di questa plancia che non mi fa impazzire, ovvero come si gestisce il quadro strumenti. Per farlo bisogna utilizzare questi tre tastini. Per raggiungerli bisogna o passare dietro la leva del tergicristallo oppure infilare le mani tra le razze del volante. Davvero scomodo. Ma all'interno il colore della carrozzeria non è soltanto sulla plancia. Guardate infatti i sedili. Le profilature e il logo 500 posto al centro dello schienale infatti sono dello stesso colore verde riviera. E anche il colore utilizzato per i tessuti è un'esclusiva per il modello 500 anniversario. La gamma delle motorizzazioni disponibili per la 500 anniversario è la stessa di sempre. Sotto il cofano dell'esemplare che sto guidando io oggi c'è il super collaudato 1200 benzina da 69 cavalli. Consuma poco ed è ben sfruttabile anche con le marce alte. Da guidare la 500 è sempre comoda e maneggevole. E poi se doveste aver problemi nelle strade più strette o con qualche scomodo parcheggio, state tranquilli. Qui c'è l'immancabile Tasto City pronto a venirvi in aiuto alleggerendo lo sterzo. Sulla versione berlina che sto guidando io oggi la visibilità è piuttosto buona, ma la 500 anniversario è disponibile anche in versione cabrio. In quel caso dovete ricordarvi che lo specchietto retrovisore a tetto aperto diventa praticamente inutilizzabile. Parliamo anche di spazio a bordo. Se a viaggiare sono 4 persone di media statura non ci sono problemi, ma se al volante mi ci metto io, dietro ci può stare soltanto un bambino. E anche un po' stretto. Parlando di bagagliaio, poi bisogna fare un'altra differenziazione tra berlina e cabrio. Oggi infatti io non ho avuto il minimo problema a caricare 3 borse anche belle grandi. Con la cabrio invece qualche difficoltà in più potrebbe esserci perché l'imboccatura del vano di carico diventa molto stretta. Parliamo anche di prezzi. La 500 anniversario è disponibile nelle concessionarie a partire da oggi e il prezzo di listino è di 13.600 euro, ma sono previsti diversi sconti. A differenza della serie speciale 60esimo presentata al Salone di Ginevra poi, questa serie non è in numero limitato. Quindi state tranquilli, avete tutto il tempo necessario per decidere se la volete verde riviera o arancio Sicilia. Sono passati
60 anni dalla sua nascita, ma oggi girando per le strade di Torino ho visto ancora gente girarsi ad osservare questa 500. Sarà per le sue linee immortali, sarà per questo colore verde riviera davvero particolare. Fatto sta che la 500 era, è e rimane la punta di diamante di casa Fiat.